Io dico come al solito che si deve accertare prima di gridare al lupo chi sono queste persone, mi vanno fermate e vanno individuate. Ma chi può essere stato? Cioè, la mia domanda è questa: ma chi viene a scrivere No TAV liberi tutti sulla sede di una serie di grandi giornali? Cioè, chi potrebbe essere stato se non qualcuno anche solo parzialmente legato al movimento contro l'altra Guardi, io velocità? credo che non sia questo il problema. Cioè io non faccio il poliziotto, faccio il deputato da un anno a questa parte. Se qualcuno sbaglia e ha sbagliato, pagherà le conseguenze, ma non è possibile che ogni volta che succede qualche cosa si metta il bollino TAV a tutti i costi. E certo in questi giorni quello che è accaduto con la famosa lettera Noa, di cui ne è stata data notizia, insomma, sui giornali non ci tranquillizza perché quello è un atto che io sinceramente non ho ancora capito. Quello che capisco è che qualcuno sta, tra l'altro, cioè, siamo stati accusati come Movimento 5 Stelle, ma non è soltanto Caselli, quello. Quello che lei dice che qualcuno gioca ad alzare la tensione, secondo lei? assolutamente sì, e io credo che sia fatto proprio nell'ottica delle prossime elezioni politiche europee, di politica europea, e forse anche con le regionali che in Piemonte arriveranno. Chi è che gioca? Beh, qualcuno a cui sicuramente farà comodo giocare con questi meccanismi. Io non ho mai incontrato Chi? nessuno catalogato come Noa. Mi piacerebbe conoscerli e capire bene esattamente cosa voleva dire con quella lettera, ma Quindi lei sospetta una regia politica dietro questa lettera e anche dietro, come dire, quello che è successo questa notte? dico che ci sono degli atti che quando vengono commessi sono talmente inspiegabili che sicuramente dietro di sé hanno qualche altro motivo. E si sente però di dire che il movimento No TAV è estraneo tanto a quello che è successo questa notte quanto a quella lettera. Sì, sicuramente è estraneo alla violenza e a questa modalità di intervento, ribadisco, la nostra modalità è molto diversa, è democratica e ribadisco ancora una volta che gli atti di violenza corrispondono a degli atti individuali.